È con grande piacere che apriamo oggi un ciclo di conferenze che è destinato nelle nostre intenzioni a durare per 2 anni, cioè per tutto il 2023, il 2024 e il 2025, con una serie di incontri dedicati alla resistenza nella nostra città, a Venezia. Naturalmente approfittiamo di questo importante anniversario, l'80° anniversario dell'inizio della resistenza, possiamo dire, settembre 1943, per fare il punto su una stagione storica e politica fondamentale nella storia di questa città e di questo paese, e in qualche modo presentando nuove interpretazioni e nuove riflessioni intorno a eventi che nell'ultimo ottantennio appunto hanno potuto essere pensate, ripensate, studiate, analizzate a partire da memorie, fonti archivistiche e altri tipi di fonti, quindi diciamo hanno potuto essere riinterrogate e ripensate a partire da una ampia quantità di fonti. Questo è un ciclo che IVESER, l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, che presiedo, ha voluto organizzare perché è parte, diciamo, della sua missione statutaria, direi, e lo fa in una città che ha però una lunga storia di riflessione sulla vicenda resistenziale ben precedente alla nascita di questo istituto. Vorrei ricordare che in una stagione politica molto diversa da questa, appunto 20 anni prima che l'istituto nascesse, l'amministrazione comunale di questa città ha promosso la pubblicazione di un volume, in realtà diversi volumi, sul 43-45 e Venezia nella Resistenza. Mi riferisco in questo caso specificamente al volume di Turcato e Zanon Dalbò, che sarebbe anche bello rivedere pubblicato e rivedere circolare in questo 80° anniversario, e ci faremo promotori di questa richiesta presso l'amministrazione comunale. E quindi diciamo vorremmo sottolineare che questa città ha pensato e ripensato la sua storia della resistenza, e non solamente la sua memoria resistenziale, ma anche la storia della resistenza, a partire da iniziative istituzionali che per il momento non si vedono all'orizzonte. Peraltro io spero che questi anni, questi prossimi anni di anniversario, saranno anche l'occasione per noi dell'Istituto Veneziano per la Storia e la Resistenza di avviare, di riavviare un cantiere di studi e di ricerche sull'antifascismo veneziano, che ovviamente è un cantiere di ricerche e di riflessioni che è stato alimentato in altre stagioni, ma che richiede una nuova riflessione a partire da una più dettagliata analisi degli archivi ora a disposizione, che non lo erano alcune decine di anni fa, e di una ulteriore riflessione che ci permetta di capire come nasce, come si sviluppa un tessuto dell'antifascismo dentro un regime dittatoriale e totalitario quale fu il fascismo. Ed è quindi, diciamo, ovviamente chi meglio di Mario Esnenghi poteva introdurre con una lezione questa serie di conferenze. Mario Esnenghi, che come sapete è socio onorario dell'Ateneo Veneto, che qui che ospita, e questo diciamo lo dico con grande gratitudine, l'apertura di questo ciclo così importante per noi, e che è soprattutto, per quanto mi riguarda, presidente onorario dell'Istituto Veneziano per la Storia e la Resistenza. Mario non richiede presentazioni in questo luogo, il pubblico di questa sala lo conosce bene, e quindi non voglio rubare del tempo a raccontarvi cose che già sapete. Vorrei però sottolineare l'impegno costante di Mario Esnenghi nella riflessione sulla memoria e la storia di questa città, oltre che del ventennio fascista e della Resistenza,
esperienza, un impegno costante che ha alimentato una stagione di ricerche che non sono solo le sue, ma sono anche quelle dei suoi allievi che nel tempo hanno studiato la resistenza, il fascismo nel 43-45 e la storia di Venezia, questo diciamo per limitarmi ai temi di questa serata qui. E penso naturalmente e in primo luogo al libro di Giulio Bobbo su Venezia in tempo di guerra, pubblicato nel 2005. E poi penso anche che diciamo come presidente dell'istituto ha favorito e alimentato una stagione di ricerche del nostro istituto e penso in particolare alla raccolta di interviste a partigiani veneziani, partigiane veneziani che ho personalmente diciamo coordinato e che si è riverberata in due libri, nella Resistenza del 2004 che ho curato insieme all'allora direttore Marco Borghi e Memoria Resistente del 2005. Ma l'Iveser e il Magistero di Mario, in qualche modo il confronto con Mario ma anche con Franca Trentin sono stati fondamentali anche per la riflessione, la nascita di altre ricerche e di altre realtà di analisi e di studio della Resistenza, penso all'Associazione Resistenze e al volume di Maria Teresa Sega e Luisa Bellina dedicato alle donne nella Resistenza Veneta e soprattutto alle cattoliche nella Resistenza Veneta, che fu molto auspicato da Franca Trentin, e però diciamo con un dialogo costante e intenso con Mario Esnenghi. Quindi diciamo ci sono molte ragioni per cui siamo molto contenti di essere qui stasera e di vedervi così numerosi. Io chiudo subito ricordandovi che per il momento abbiamo previsto intanto i primi tre incontri di questo ciclo, quindi oltre ad oggi, ed è un ciclo che sarà diffuso sul territorio comunale. Abbiamo cominciato con Venezia e con diversi luoghi di questa Venezia, ma proseguiremo più ampiamente sul territorio nella speranza di incontrare ancora voi, ma anche altri pubblici che magari in altri luoghi arrivano, si sentono diversamente a casa. E quindi avremo un incontro il 30 ottobre alle 17 allo spazio eventi della Toletta con Giulio Bobbo, che parlerà dei primi passi della resistenza veneziana nel 1943, e il 28 novembre alle 17 sempre in Aula Berengo a Ca' Foscari con Simon Levi-Sullam, che parlerà degli arresti degli ebrei del 5 e 6 dicembre 1943. Questo ciclo si svolge in collaborazione con Ateneo Veneto, con il patrocinio di Ampi e direi che è arrivato ormai il momento di dare la parola a Mario Esnenghi, che tutti noi aspettiamo di ascoltare. Grazie. Grazie Presidente. Beh, buonasera, rieccoci. Senza neanche il sostegno della Grande Guerra, così andiamo, viaggiamo verso altri lidi, verso altri itinerari. In fondo è vero che io mi occupo anche di altre cose. E questa volta si tratta di aprire un ciclo. Ha ragione Giulia Albanesi, la presidente dell'Iveser, a dire che sarebbe venuto il tempo di pensare e scrivere la storia della resistenza a Venezia. La storia della resistenza a Venezia. Non sarò io a scriverla, però forse qualche lineamento di carattere interpretativo rispetto a quello che è già avvenuto. In che senso non abbiamo già la storia della resistenza a Venezia? Forse questo potrebbe cominciare a venire fuori oggi. È il mio intento. Io penso che ci siano in azione, in sospensione nell'aria, diffusi tra la gente, tra gli abitanti di Venezia degli anni 30 e 40 del secolo scorso, due, chiamiamoli così, due immaginari, due sistemi, due insiemi di immagini e di idee. Mi spiego. Uno, il più ovvio, il più visibile, è quello che fa capo a Volpi, al conte Volpi, a Giuseppe Volpi. Niente meno il reinventore della Biennale d'Arte, che aggiunge
la mostra del cinema più immaginario di così è l'immaginario novecentesco per eccellenza, il cinema, no? Sulla scia, come ci spiega Gian Piero Brunetta, del pre-cinema, della lanterna magica, della fotografia, di tutte le cose che nel campo dell'immagine c'erano già state, ma poi culminano nel 1932 nella nascita della mostra del cinema a Venezia, nel luogo più giusto, niente di occasionale. Volpi è, come si è ripetuto anche in altri casi, il nuovo doge rispetto a questa vicenda di modernizzazione di un modo di essere di Venezia, che è contemporaneamente modernizzazione ma ripresa di un modo di essere tradizionale, appunto quello incentrato sulle immagini, sullo spettacolo. Cosa c'è di più spettacolare del cinema? E già Venezia non aveva scherzato per il teatro, ma il cinema è ancora di più del teatro dal punto di vista della possibilità di mettere in circolazione immagini, no? E farci vivere dentro la gente, senza per questo tralasciare e dimenticare il teatro, che rimaneva importante. Fra l'altro, tra le cose nuove della Biennale degli anni 30 c'è proprio il Festival del Teatro. E qualcheduno ricorderà che lo si va a fare nei campi, Campo San Trovaso o altri, non nel chiuso dei teatri, ma più estroverso, più visibile, no, un immaginario portato fuori e che quindi coinvolge più facilmente non il pubblico che va a stare seduto nelle sedie di una sala teatrale, ma il pubblico nel senso degli abitanti. Volpi, dunque. Questo è il primo immaginario che non poteva non venire in mente subito. Ma qui stiamo aprendo un ciclo sulla resistenza, bisogna andare a vedere se ce n'è un altro. Ce n'è un altro, sì, che c'è già, si va preparando negli anni 30 e esploderà en plein air, cioè visibile, clamorosamente visibile, nel 43-45. Ho detto Volpi per il primo immaginario, dico Giuseppe Turcato per il secondo immaginario. Beppi Turcato, Marco, sarà il protagonista della serata. Non è la prima volta che mi accade di scriverne o parlarne in questo senso, di protagonista di ciò che viene dopo il 43-45 nei decenni successivi. Però questa sera, per fare sempre qualche passo avanti, se ci si riesce, ci metterò anche qualche sì e qualche ma. Turcato cosa faceva negli anni 30? Faceva l'impiegatuccio alla Sade, cioè in una delle tante ditte che facevano capo a Volpi. E che cos'è che non faceva capo a Volpi nella Venezia degli anni 30? Ma è un po' paradossale che anche quello che sarà il regista della resistenza veneziana, l'inventore, bisogna subito dirlo, della beffa del Goldoni. Poi vi dico anche le altre invenzioni di Turcato, ma è lui che sarà l'inventore pochi anni dopo. E prima invece, pensate un po', nascosto alla Sade. Poteva esserci il luogo più strano per il futuro capo politico della resistenza veneziana che vivere all'ombra del nuovo doge nazionalfascista, cioè Volpi. Naturalmente Turcato era già Turcato 10 o 15 anni prima di quando può farsi conoscere entro certi limiti in pubblico. Era già Turcato, e come lo era? Lo era con succedanei e surrogati di quello che poi diventerà il suo modo di essere, di pensare e animare una resistenza tutta veneziana, che unisca cioè il riservato, il nascosto, l'appartato, io direi più semplicemente il campiello del Remer o il campiello delle Stroppe o campiello del Sol, per dirla in termini resistenziali. Parecchi dei
partigiani che sono stati intervistati da Marco Borghi, da Giulio Albanese e dagli altri giovani dell'istituto hanno ricordato che c'era questa piccola tipografia in Campiero del Sol, centralissimo e al tempo stesso nascosto, ma nascosto di pochi metri rispetto a Rialto, rispetto al mercato. E questa è Venezia. Tu ti allontani di pochi metri, non sei più nel sempre dritto, signor. Il flusso, sei nella calle parallela dove non ci va nessuno, almeno ai tempi felici in cui ero giovane io. Adesso forse neanche le calle parallele salvano del tutto dalle invasioni. Allora cosa faceva per coltivare in se stesso un altro turcato? Beh, intanto si allenava a diventare uno dei migliori studiosi, io continuo a dire Salgari, scusatemi, ma so che bisogna dire Salgari. Allora, Beppe Turcato studiava avventure sui libri di Salgari, prima di animare le avventure della Resistenza, perché ne aveva bisogno. E siccome non bastava Salgari, diventa un grande giocatore di scacchi. Anche quelle sono avventure, ovviamente avventure concettuali, avventure intellettuali, al caffè Omnibus in Riva. Vicinissimo a quello che sarà il luogo centrale del Turcato da grande, Teatro Goldoni. Pochi metri, una calletta, e ci si arriva. Destino. Allora, tutte e due questi uomini simbolo che ho nominato hanno dunque a che fare con lo specifico veneziano declinato in questo modo dualistico. L'esterno, l'aperto, il visibile, lo spettacolare e viceversa l'interno, il riposto, il riservato. Ancora oggi chi ci riesce e vuol far conoscere Venezia agli amici, alle persone a cui tiene, mica lo manda in Piazza San Marco o a Rialto. Cerca di individuare ancora scampoli residui di una Venezia un po' più nascosta. In qualche misura forse ci si può riuscire, ma in ogni caso era così negli anni 30 e negli anni 40. C'erano queste due Venezie ed erano Venezia tutte e due, naturalmente, non è che uno lo fosse l'altro, no. Quindi tutte e due lo specifico veneziano. Teatro, spettacolarizzazione, ma anche campielli riposti e solitari. Allora, beh, se andiamo nella dimensione letteraria, che diversi di voi lo sanno, sono le mie fonti preferite, anche qui possiamo trovare la Venezia solitaria e riposta. Ugo Facco della Garda scrive nel 58 La Grande Olga. E chi se lo ricorda sa che ci sono questi tre personaggi rappresentativi di tre pezzi della storia d'Italia di quel momento che stanno nascosti per mesi e mesi in una stanza alta sopra Campo San Bartolomeo. Potrebbe essere più centrale. Eppure quelli stanno nascosti. C'è il fascistissimo, c'è il partigiano, c'è il così così. E sono ospiti, diciamolo pure, di una vecchia baldracca. Sì, è una visione di Ugo Facco della Garda, un resistente liberale, è una visione, diciamo, antiretorica o retorica di un'altra retorica, se vogliamo dire. Certo che da lassù, dove sono isolati e separati da ciò che accade, però vedono quello che succede di sotto, in campo, e certe volte succedono cose importanti, retate, manifestazioni, eccetera. La contiguità. Voi sapete che il Teatro Goldoni è a due passi da Campo San Bartolomeo, quindi di nuovo le due Venezie che si toccano, la promiscuità, ma 43-45 è tutto promiscuità. Se io volessi fare la topografia invece che di Venezia, di Padova, in Prada della Valle, da una parte ospite dei gesuiti c'è il CLN, dall'altra parte di Prada della Valle c'è la sede dei tedeschi e in mezzo c'è qualche pratano e il Pra. E questo è. Peggio che peggio in via San Francesco, ve la ricordate com'è stretta, dove c'è Palazzo Giusti, dove c'è la Banda Carità,
la via è strettissima, ma dall'altra parte ci sono delle riunioni del CLN, a pochi metri di distanza dal carcere efferato della banalità. E questa è la promiscuità tipica del 43-45, dove le vite si snodano, si sciolgono anche dal se stesse di appena prima, ma intanto incontrano altre vite contigue. Ho nominato il libro del 58, La grande Olga. Al 72 ce n'è un altro che va nello stesso senso del riservato, del nascosto, del campiello. È quello di Mario Bonfantini, scomparso a Venezia. Altro libro dell'antifascismo e della resistenza, o della preparazione, quantomeno, della resistenza a Venezia. E di nuovo c'è la Venezia minore, la Venezia minima, la Venezia al riparo da Piazza San Marco e Ponte di Rialto. Come tutti oggi vorremmo essere al riparo, se fosse ancora possibile. Esempi, dunque, a questo punto faccio una carrellata di esempi di resistenza veneziana doc, proprio tipica. Campanile di San Marco, in cosa intendo? Intendo quella volta che con un certo marchingegno che avevano inventato i partigiani, si vedono scendere volteggiando dalla cella campanaria manifestini antifascisti, i fascisti che corrono su per cogliere sul fatto i partigiani sono già giù sotto l'arco dell'orologio a godersi l'avvenimento. Siamo evidentemente in pieno gioco della politica, in piena spettacolarizzazione del eccoci, ci siamo, non ci prendete mica. Teatro Goldoni, vabbè, non credo ci sia bisogno di ricordarlo a molti, insomma, siamo nel marzo del 45, bisognava dare una botta di vita alla resistenza che andava male, c'erano state una serie di fucilazioni nei mesi precedenti, bisognava fare qualcosa di grosso, di importante, alla Turcato, ed è quello di interrompere Pirandello, così la gente non capisce mica se è teatro o è un'altra cosa. Pirandello sembra fatto apposta, perché Turcato era un mezzo autodidatta, ma era una persona molto colta. Oltretutto tra i fondatori della libreria Toletta, di cui ricorre proprio in questi mesi, no? Il compleanno della nascita. Se avrò tempo vi dirò il suo modo di essere intellettuale per sopravvivere negli anni 30. Poteva essere una cartolina, che ne so, a Romain Rolland o a Heinrich Mann, non Thomas, Heinrich, il Mann di sinistra. O altre cose, viaggiare da un libraio antiquario all'altro, Bertoni, Rigattieri non c'è più, ma Calderamandola, insomma, e così via, dove gli antifascisti lontani da Venezia potevano appoggiare i loro segnali di fumo mandando i saluti al libraio perché salutasse Bepi, salutasse questo, salutasse quello. Goldoni è naturalmente così, l'azione spettacolare è meglio riuscita, anche se i moderati o i conservatori, i detrattori nei decenni successivi diranno ah sì, ma vi è andata bene, è rimasta a teatro, ma poteva diventare una via rasella veneziana. Vero. E ciò la rende più seria, perché più tragica. Non lo sapevano mica in partenza, che sarebbe rimasto spettacolo nello spettacolo. E la sapete quella dell'ambasciatore giapponese nel sacco? Sì. No, allora ve la racconto. Qua c'è un certo palleggiamento di l'ho pensata io, l'ho fatta io, ma insomma chiunque l'abbia pensata e realizzata non è andata a finire bene. Verso San Giovanni e Paolo, un piccolo gap, a quanto pare di tre persone, coglie all'alba l'ambasciatore del Giappone, dunque alleato della Germania, mentre si muove per fatti suoi di carattere presumibilmente non politico ma amoroso, lo fanno prigioniero, lo rapiscono, lo infilano in un sacco. Sono in due. Il terzo partigiano doveva arrivare con la barca. Non è arrivato.
E allora che succede? Questi due, sbagliando, doveva andarci uno solo, tutti e due si mettono in cerca del partigiano barcaiolo, mollando lì il sacco con dentro uno che mugola, soffia, si lamenta. È l'alba, d'accordo, ma c'è una vecchia che va a messa e c'è uno spazzino che deve fare pulizia. Lo spazzino, un uomo di coraggio, apre il sacco e beh, insomma, non è normale, naturalmente si trova dentro quest'uomo fallito. Avrebbe avuto probabilmente così un effetto abbastanza paragonabile a quello del teatro Goldoni, che invece è riuscita. Ma anche qui siamo in pieno spettacolarizzazione della politica. Siamo nella città di D'Annunzio. D'Annunzio si inventava gesti che diventavano gesta ed erano gesti legati alla Grande Guerra e al nazionalfascismo, d'accordo. Ma la politica già allora stava spettacolarizzandosi e cominciava ad aver bisogno di gesti, e i gesti e le gesta possono essere anche di sinistra e non necessariamente di destra. E sono legate a Venezia, e Venezia è la città di D'Annunzio e di una certa versione, visione della Prima Guerra Mondiale. E l'altra, anche questa sarebbe stata un'idea grandiosa. Non so se c'è ancora questo fiorista in Campo San Salvador davanti alla chiesa. Una volta c'era. In ogni caso, in quegli anni lì, i 43-45, non era un fiorista, che era da quelle parti, ma insomma, e da lì Leyer, la radio fascista repubblicana, faceva levare musiche, inni, parole fasciste e repubblicane. Sta per arrivare il 23 marzo, è l'anniversario della nascita dei fasci, 23 marzo 1919. Dunque si prepara qualcosa di grosso, ma si prepara anche Turcato a impadronirsi dei microfoni, capovolgere, fare cambiare musica. Questo era successo già a rovescio politicamente nel 19-22, far cambiare musica alle orchestrine delle piazze, far cambiare musica e far suonare le musiche nazionalfasciste. Il caso migliore il Piave, e se no Giovinezza è molto peggio. Beh, qui era il rovescio. Kim e i suoi compagni. Questo è il secondo libro di Turcato. Kim è Kim Arcalli. È il partigiano più coraggioso e avventuroso che, guarda te, cosa diventerà, finita la guerra? Un grande sceneggiatore del cinema italiano, dei maggiori registi. Oh, ci risiamo allora? Lo spettacolo della politica, l'immaginario, no? Il costruire per grandi gesti e parole che sono contemporaneamente dei simboli. Bene, Kim, che capeggia il GAP, fiuta nell'aria qualcosa, aria di tradimento, aria di essere stati preceduti e scoperti. Non entrano in quell'ambiente, rinunciano. Non ci sarà. Non ci sarà mai quel gesto, ma ci sarà perché c'è questo libro. Questo è il primo dei tre importanti libri di Beppi Turcato, Marco, uno dei suoi nomi come partigiano. 1943-1945, Venezia nella Resistenza. Edito con un minimo di ritardo rispetto all'anniversario nel 1976, porta questa doppia data. I curatori sono due, perché oltre a Beppi Turcato c'è Agostino Zanon del Bo. Mi piace ricordare la sua figura, è stato anche il mio insegnante di lettere al Foscarini, era uno dei capi del Partito d'Azione. È nella linea politica cellenistica di Turcato non costruire da solo questa grande raccolta di testimonianze a 30 anni dal 45, ma associarsi, appunto, un azionista. È un'antologia. Un'antologia di scritti preesistenti o di testimonianze scritte e orali di personaggi che Turcato e Zanon del Bo vanno a ritrovare, ce ne stanti ancora di vivi, quando Giulia e Marco, altri decenni dopo, vanno in cerca di partigiani e ne trovano ancora un buon centinaio,
quel libro ne comprende un centinaio. Operazioni che bisogna compiere al momento giusto, costruzione di testimonianze, di questo poi parliamo sempre tenendo d'occhio, beh, ma insomma, dai. Il terzo libro sono le storie di Marco. Questo è il terzo libro nel senso che Torcato l'ha scritto per terzo, negli anni 90 l'ha messo insieme, la formula è analoga, raccolta di testimonianze, salvataggio di memorie, di singoli, soggettività, messi al lavoro per ricostruire non semplicemente la parte di ciascuno, anche naturalmente la parte di ciascuno, ma la visione che ciascuno poteva avere di un fenomeno collettivo, per cui dalla somma delle visioni personali poteva venire fuori la ricostruzione di una vita cittadina delle minoranze, che le 43-45 minoranze, sempre più cospicue, ma comunque minoranze, cercavano, pensavano, non si illudevano, pensavano di interpretare anche una maggioranza che era ancora lì, in qualche misura sospesa. Sono le avanguardie che partono prima, se no che avanguardie sarebbero? La resistenza è un'avanguardia cospicua dal punto di vista quantitativo, ma pur sempre, come nei primi anni ci si poteva illudere di raccontarsela, il popolo italiano che tutto ad un tratto riscopre se stesso, perché il popolo italiano aveva inventato anche il fascismo, non è che il fascismo fosse venuto fuori da fuori, vero? Non ci è stato imposto da fuori, se è per questo. Deve essere chiaro questo alla base di una ricostruzione storica. E dunque non è che nel 43-45 tutti come un solo uomo si battano il petto dicendo oddio, oddio, come abbiamo sbagliato. Qualcuno sì, è anche questione di generazioni. Beh, chi era nato verso il 1915-20, che colpa ne aveva se i suoi avevano scelto il fascismo o l'avevano lasciato vincere? Nessuna, ma intanto si erano impregnati di fascismo. E quindi sono i ragazzi della resistenza, che possono cambiare idea magari più facilmente degli anziani. Insomma, è un problema che deve tenere conto della geografia, dei territori, degli anni, delle generazioni, è una cosa complicatissima. Che uno sia stato dalla parte della Repubblica di Salò oppure dalla parte della resistenza, sì, certo, ha a che fare con il pensiero, la scelta. Ma siamo seri, siamo realisti, anche con il mestiere che uno faceva e dove si trovava a farlo. La geografia degli uffici, la geografia dei mestieri. Un mucchio di funzionari ministeriali accorre da Roma a Venezia, che diventa città ministeriale per eccellenza, città della cultura, città del cinema, cinevillaggio, si dice ridacchiando, invece che cinecittà. Ma insomma, qualche film si fa nei padiglioni della Biennale d'Arte ai Giardini, e qualcheduno si faceva già da anni alla Giudecca, alla Scalera, dove c'era la Scalera. Beh. Qui è come, fate conto che sia finito un paragrafo o un primo capitolo del mio dire, e la conclusione è questa. I tre libri curati da Turcato non sono libri di Turcato, lo sono in quanto lui è il regista, il raccoglitore, l'ispiratore, tante cose rispetto a questi tre libri. Però poi gli autori sono tanti, sono tutte e tre operazioni collettive di cui Turcato è il garante. Ricordatevi che Bepi Turcato è morto a Lampi, dove si recava praticamente ogni giorno e dove, raccontano quelli che c'erano, ha reclinato il capo sul tavolo da lavoro. Quindi è diventata proprio la sua missione. Che cosa? Raccontare il dopo. Mettere in forma il prima attraverso le rielaborazioni del dopo. Adesso qui non posso dilungarmi, ma
Ci sono stati tre grandi momenti nella storia di Venezia otto-novecentesca, consimili, e solo questa volta, nel 1943-45, c'è stato un turcato che ha dato forma a quello che era accaduto prima. Sto naturalmente pensando al 1848-49. Non è che nel 1848-49 a Venezia fossero accadute cose minori di quelle che vi accadono nel 100 anni dopo. Assolutamente no. È uno dei momenti grandi del 48 italiano. Eppure, quelli che avevano fatto il 48 a Venezia, la parola è grossa, a me veniva in mente lo tradiscono. Mentalmente, vogliamo dire ottimisticamente, lo superano, vogliamo dire lo dimenticano, certo non lo coltivano, non se ne prendono cura della memoria e della storia del 1848-49. Se addirittura Daniele Manin si offre ai Savoia e dice che Mazzini diciamolo cautamente, aveva sfiorato il terrorismo. Capite? Il dopo sciupa il prima, se non c'è un dopo che si prenda cura del prima. Ancora meno c'è stato un dopo che si sia preso cura delle memorie e sia riuscito a passare dalla memoria alla storia, che è un'altra cosa, come sapete. Dopo il 1917-18. Non era mica una cosa da niente che la guerra fosse a 30 km distante da Venezia, che oltre la metà degli abitanti se ne vada perché c'è stato Caporetto, che da un momento all'altro possano arrivare gli austriaci e invertire l'ordine storico delle cose. Quante cose si sono accumulate in quel 1917-18 che avrebbero avuto bisogno di un racconto confacente. Sì, ma che cosa succede poi nel 19, 20, 21, 22 a Venezia e in tutta Italia? Venezia è una delle capitali del nazionalfascismo, è la sede di D'Annunzio. È la sede del fascista preferito del presidente dell'Istituto di Storia e Resistenza, Piero Marsic. È la sede del futuro segretario nazionale del Partito Fascista, Giovanni Giuliati. Insomma, tutt'altro che minore. E così la pressione del dopo è la pressione di un altro dopo, un dopo nazionale fascista che può leggerlo solo in una certa maniera. Ma in realtà ha voglia di dimenticare Caporetto. Ma nessuna voglia di raccontare Caporetto. Ecco, è andata diversamente dopo il 1943-45. Beppi Turcato, che era arrivato ad essere per un breve periodo anche segretario della Federazione Comunista Veneziana, ne diventa poi consigliere comunale e poi alla metà degli anni 50, quando avviene in tutta Italia che ci siano degli allontanamenti dal Partito Comunista, anche lui si allontana, ma senza botti e senza molte dichiarazioni pubbliche. Scivola via da una parte del suo se stesso d'una volta e diventa il memorialista della resistenza, il garante, dico proprio, della memoria o addirittura della affabulazione, non della storia, della resistenza. Non era tanto la storia che gli interessava, salvare le memorie. Quindi individuare, beh, per lui era facile, individuare i partigiani veri e ancora in vita e tampinarli finché gli mollavano quelle 4, 5, 10 cartelle fino a che non lo facevano, non li lasciava andare. Ci vuole un uomo così naturalmente per riuscire a costruire, a mettere in piedi, a portare a termine le grandi operazioni collettive. Non è da tutti tenere insieme decine e decine di soggetti individuali, riuscire a mettere insieme, pensate anche quanti confronti
no? E io, e lui, e quello, quanto spazio, questo sì, questo no, come doveva essere difficile mantenere la barra. E Turcato questo aveva assunto, facendosi rispettare e voler bene da tutto, anche da Cesco Chinello, il suo allievo, quello che personalmente aveva letto il Proclama nel marzo del 45, balzando sul palcoscenico del Teatro Goldoni. E c'era anche Kim, naturalmente, Kim c'è sempre. E altri che dicevano: il teatro è circondato, nessuno si alza, rimanete qui mezz'ora, eccetera. Cominciava la favola. Ma c'è bisogno anche di favole. Solo che Cesco Chinello, Cesco, Ivone, poverino si chiamava così, ma il suo nome era diventato Cesco perché gli avevano fucilato un carissimo compagno di cella a Santa Maria Maggiore, l'avevano prelevato per un pelo, non è successo a lui. Per cui nessuno lo chiamerà mai Ivone col suo nome anagrafico e tutti, invece Cesco. Beh, era un altro tipo. Gli sembrava che il suo maestro lo riconosceva come tale e gli voleva bene come tale. Agisse da reduce, non piaceva affatto il reducismo a Chinello. Chinello guardava avanti, sulla sua carta d'identità da giovane c'era scritto mestiere rivoluzionario di professione. E poi farà il militante, il funzionario del Partito Comunista, a lungo segretario federale, parlamentare. Tiene duro molto più a lungo rispetto a Turcato. Alla metà degli anni 50 Turcato diventa un altro Turcato. Da regista e coreografo della resistenza veneziana diventa l'organizzatore della memoria, il custode e l'organizzatore della memoria. A Cesco questo non andava bene, memoria, memoria. Si dice che addirittura Cesco non avesse grande piacere che si facesse quella lapide che c'è sulla sua grande avventura nell'atrio del Teatro Goldoni. Stranissimo per i più, ma come? Hai fatto questo atto di coraggio straordinario, no? Hai corso il rischio di essere fucilato o impiccato sul posto. Lui voleva guardare avanti e gli sembrava che il suo maestro continuasse a guardare indietro, sempre lì a cincischiare, sempre le stesse storie. Sì, perché erano in effetti, sono un po' le stesse storie. Ah, ripensate, dici niente, 10 anni dopo, 20 anni dopo, ma sono le stesse storie? La memoria viaggia, le persone cambiano. Certo, ma Cesco Chinello andava in cerca dei fatti. Forse Beppe Turcato non andava in cerca come lui dei fatti, o non di primo grado, non dei fatti dimostrati come tali. Insomma, fatto sta che a un certo punto anche Chinello si sente, è emarginato dalla federazione, dal suo mondo, a cui pure rimane fedele. Rimane fedele anche quando nell'89 non sceglie la mozione numero uno, cioè Occhetto, cioè il cambiamento che poi indirizza verso l'oggi, ma sceglie la mozione numero due, cioè Ingrao, e il tentativo di fare qualcosa di più che salvare il salvabile, cioè il gruppo dirigente. A me pare che ci sia, che siano due viaggi paralleli, quelli di Marco e quelli di Cesco, a distanza di quanto fa dagli anni 50 agli anni 90, 40 anni. Ebbene, uno in direzione della memoria, la memoria da salvare, l'altro in direzione della storia, perché cosa fa Chinello nei suoi ultimi anni? Fa lo storico di Marghera, fa lo storico dei comunisti veneziani e veneti, soprattutto lo storico di Marghera. Arriverà ad essere, vedi che alla fin fine, dopo tutto, era un allievo del suo maestro, arriverà a fare anche la storia di se stesso, vincendo, no? Il senso dell'antiretorica, alla fin fine scriverà
l'autobiografia, che in parte conosciamo già, in parte conosceremo con il libro che Gilda Zazzara sta per mandare fuori con l'Istituto della Resistenza a novembre e che riguarda l'autobiografia all'altezza dell'89, insomma, l'autobiografia della Bolognina, l'ultimo pezzo squallidissimo del cambiamento, vabbè, squallidissimo secondo lui, io penso che abbia ragione. Beh, io vedo delle analogie in questo rifugiarsi nel dopo. Per coloro che hanno voluto essere uomini d'azione, lo sono stati per davvero, e come uomini d'azione, ma a un certo punto le condizioni cambiano, non si sentono, non hanno più la possibilità di essere uomini d'azione, in senso politico, come erano prima. Penso a quanti ex sessantottini o giù di lì, o settantini, sono diventati poi storici del proprio gruppo, del proprio movimento, più o meno bravi naturalmente, ma insomma la linea di tendenza è questa. Non posso più agire, racconto perché e come abbiamo voluto agire. In questi ultimi anni si va aprendo la stagione del passaggio dalla memoria alla storia delle Brigate Rosse e dintorni. Prima e per anni era qualche cosa di meno, cioè era il 68, diciamo, e dintorni. Quando l'azione è preclusa, subentra il racconto. Quanto ho ancora? Tu tieni d'occhio. 20 minuti. Vabbè. Il racconto, naturalmente, il racconto, tutti i racconti, anche quello di Turcato, il racconto di Turcato è selettivo. Se voi andate a vedere l'indice, vedete chi c'è e chi non c'è. Beh, insomma, sono libri ellenistici, ecumenici, ma a me pare che sia stato maggiore lo sforzo, nonostante ci fosse Zalon del Bo accanto a lui. Mi pare di poter capire che comunque la presenza di Turcato fosse protagonistica. E chi era Turcato quando mette insieme questi libri? È un ex comunista che continua a votare per il Partito Comunista. Questa è almeno la testimonianza che ha creduto di poterne dare Chinello. Quindi allontanato sì, ma mai del tutto. Allora, certamente Turcato non ha voluto mostrare che fossero stati sempre e solo i comunisti a fare la resistenza. Assolutamente no. I suoi libri sono ecumenici e cellenistici. Fa di tutto per tenere in piedi Cielene. Il che significa che se ha a disposizione un prete, non se lo lascia scappare. Ho l'impressione che nonostante la presenza dell'azionista e poi anche socialista, Zalon del Bo, i socialisti ci siano meno. Io ho questa impressione, non so se i lettori in sala di questo libro, che andrebbe o istituto o presidente, rimesso in circolazione. Lo so che è grosso e costerà un sacco di soldi, va bene, ma questo è un monumento. Bisogna che ritorni in campo. Anche se capisce, una singola copia la puoi trovare, anch'io l'ho trovato nei fondi di magazzino dell'ex libreria Draghi a Padova. Ma 30 anni fa, per la verità, non ora. Il racconto dunque è selettivo. Secondo me i socialisti avrebbero potuto, dovuto esserci di più. Qui c'è di mezzo parenti serpenti. Comunisti e socialisti. Vabbè. Prima, durante e dopo i rapporti sono sempre stati complicati, ovviamente diversamente complicati, ma cerchiamo qualche cosa di specifico. Se uno ha in mente i libri di Turcato, oppure grazie anche al mio parlarne con tanto interesse oggi, gli venisse voglia di andare a vederli, beh, lo spirito generale è che ci troverebbe più vittime che azioni di Gap.
che tutto sommato potrebbe renderlo particolarmente consentaneo all'oggi. Oggi vige, dagli anni 90 circa, il cosiddetto paradigma, è bruttissima l'espressione, ma può servire, paradigma vittimario. Dunque, protagonisti, gli orfani, le vedove, i mutilati, eccetera, eccetera. Vabbè. E se qualcuno ha fatto qualche cosa invece che subirla? C'erano appunto anche i partigiani che avevano fatto delle azioni gappistiche. Come mai nei libri di Turcato svetta la beffa spettacolare del tratto Goldoni e non l'attentato a Ca' Giustinian? Pensiamoci. Dal punto di vista della resistenza attiva, agita e non subita, beh, essere riusciti a far venire giù un bel pezzo di Ca' Giustinian, anche se poi non sono riusciti a colpire proprio la GNR come avrebbero voluto, distruggere tutti i documenti, eccetera, anche se dopo ne sono uscite le rappresaglie, beh, questo faceva parte della realtà. Non si può difendere, ma non è che tutti abbiano sempre difeso via Rasella, ma comunque non si può difendere via Rasella e simili azioni, cioè, e rifugiarsi dietro la bellezza inventiva della beffa del Goldoni. Sì, ma ragioniamo un poco su questo. Chi c'è dietro l'attentato sostanzialmente riuscito nella sostanza, viene giù un bel pezzo di palazzo in pieno centro, palazzo su Canal Grande, a volerci montare un po' di gran cassa e a non vergognarsene, poteva essere una cosa altrettanto grossa. Ma c'è Giovanni Tonetti. E cosa vuol dire Tonetti? Vuol dire un socialista massimalista, uno che poi passa al PSUP e solo alla fine, come capita a molti del PSUP, arriva a proda, con la pace dei sensi, nel Partito Comunista. A parte questo, non so se fosse, si debba chiamarlo un milionario o un miliardario, ma questo era. Dunque era un uomo di sinistra, sinistrissima, fin dai tempi del dopo Prima Guerra Mondiale, proprietario di una miniera, dalla parte dei minatori, quando c'è il grande sciopero nel primo dopoguerra, cose complicatissime, quindi, e però operaista, gli operai dell'Arsenale, gli operai di Castello, c'è tutta anche una mitologia alimentata da quello che secondo me è un bellissimo libro di sua figlia, Francesca Tonetti. Adesso non ho potuto portare anche quella, ma insomma Francesca Tonetti era a metà dell'Ottocento un veliero, il più bel veliero della flotta Tonetti, perché erano armatori e comandanti dell'Istria, patrizi veneti e contemporaneamente patrizi dell'impero, con il problema della scelta all'altezza della Prima Guerra Mondiale da che parte mettersi, dalla parte dell'Italia. Vabbè, il vento del Quarnero è stato riedito una ventina di anni fa in seconda edizione, coedizione anche dall'Istituto della Resistenza di Francesca Tonetti. Tonetti con lei è all'albergo Cavalletto in bacino Orseolo durante i mesi in cui suo padre è prigioniero dei tedeschi a Verona. In un primo tempo è riuscito a salvarsi dopo avere non realizzato personalmente ma ispirato politicamente l'attentato di Ca' Giustinian, e è venuto fuori dai libri animati dei nostri giovani di 15 anni fa, è venuto fuori che si salva in barca dalle zattere andando verso Fusina, una barca condotta dai due fratelli Nono. Che bello! Che bellezza. E che siamo in piena favola. Favole vere poi sono le più belle di tutte. Non è la favola inventata, è la fabulazione basata. Tipo a quanto pare antipaticissimo, che gli dice soltanto solo un pezzo grosso. Vabbè,
Per il momento si salva, va a Padova, Meneghetti gli dice guarda che ormai sei bruciato, vattene in montagna, e lì nasceranno nel dopoguerra, tra i vari rivoli della storia, delle storie al plurale della Grande Guerra, ce n'è una che fa capo anche una biografia di Cesco Chinello, dedicata appunto a Tonetti, in cui vengono raccolte anche voci non positive sul suo comportamento in grappa. Io francamente non ho mai compiuto studi specifici e non vi so assolutamente dire chi abbia ragione. È capitato spesso nelle rivoluzioni, nelle resistenze, che ci siano comportamenti diversi nelle varie stagioni e che uno si sia comportato in un modo nel tempo X e in un altro modo nel tempo Y. Ignoro totalmente come siano andate le cose, ma rieccoci di fronte alla necessità di arrivare a fare la storia, uscendo dalle memorie contrapposte o dagli abbozzi di storia, perché è chiaro che Chinello ha cercato di fare la storia vera del Conte Rosso, ma se tenete conto del fatto che nel libro della figlia di Tonetti risulta che non ci siano stati morti nell'attentato di Cazzo Tignano, Chinello ha buon gioco nel suo libro a dire ma come? Ci sono stati e come? Allora, dove sono i fatti? Capite? Nel lungo dopoguerra sono andate in giro fatti mescolati ad affabulazioni, di cui il protagonista indiscusso era Beppe Turcato. Allora la mia proposta all'Istituto e a chi vorrà fare la storia è di cercare di, non semplicemente dialettizzare, ma di riunire le diverse storie che in parte hanno viaggiato finora in parallelo e in parte sono state sottaciute o negate, ma non sempre. Perché sono sicuro che parecchi dei presenti stanno pensando al film di Gianfranco De Bosio. Il terrorista è del 63, con Volonté. Non è mica incentrato sulla spettacolarizzazione incruenta della politica, è incentrato su Cazzo Tignano, è incentrato sulle bombe. È incentrato anche sul tradimento all'interno del mondo partigiano. È incentrato sulla difficoltà del CLN veneziano di farsi obbedire dalle varie cellule gappiste. Chi l'ha presente sa che le cose stanno proprio così. Il CLN veneziano arranca dietro i fatti perché c'è questa specie di cellula impazzita che è in realtà un gap che vuole fare e non solo attendere. Attendere va bene per qualcuno dei partiti del CLN, va meno bene per altri. Per cui alla fin fine il gap di Tonetti, di Varisco, di Boscolo, Boscolo è quello che è in federazione e riesce a buttarsi giù da una finestrella in Canale Grande e nuotando raggiungere la pescheria. Era un coraggiosissimo partigiano Chioggiotto. Ora, Gilda Zazzara in questo momento sta pensando, ma tra gli omissis del libro che sta per uscire, non ce n'è uno in cui Cesco Chinello parla dei Chioggiotti come di una specie sostanzialmente inferiore? Allora chi è questo? È la grande Venezia contro la piccola Venezia? Poco bello comunque come Chioggiotto d'elezione, quale sono e rimango, deploro che Cesco si sia lasciato prendere da questa albagia da Serenissima. Oppure che cos'è? Peggio, peggio, visto che il gap più attivo è quello dei Chioggiotti, è quello di Varisco, che ha dietro di sé come eminenza rossa il Conte Rosso, Giovanni Tonetti. Allora, recuperate il film di De Bosio, fra l'altro anche De Bosio, finisce democristiano, ma era stato azionista, era uno degli studenti azionisti all'Università di Padova. Si dice che a Padova ci sia stato l'unico gap
non comunista ma azionista d'Italia, ma bisogna vedere i rapporti tra Venezia e Padova, ma l'azione che ha Giustinian fa pensare per l'appunto a un gap. E quello che succede davanti al Cinema Italia quando viene ammazzato il maresciallo Asara, che cos'è se non un'azione gappista? E certo è un'azione gappista, forse sì e forse no, scriteriata dal punto di vista dei tempi e dei modi, e che provoca rappresaglie. E certo, se uno aveva in mente una resistenza basata sui gesti simbolici, questi possono essere azioni di disturbo, di un po' matti. Mi ricordo in una recensione di Rossana Rossanda che c'è proprio questa espressione, quei matti dei partigiani veneziani, e lei si riferisce addirittura all'azione del Teatro Goldoni, figurarsi di altri. Eppure lei è una partigiana vera che agisce a Milano, anche se si sentiva mezzo veneziana. Allora, il consiglio di vedervi questo film, che è del 63 e quindi precede tutti i nostri libri. Altra cosa, quando prima vi dicevo forse i socialisti sono stati sottovalutati. Queste sono fotocopie perché non sono riuscito a trovare il libro. È un libro bellissimo, secondo me dimenticatissimo, di Arduino Cerutti. Non vedo manifestazioni di riconoscimento, pochissime però. Arduino Cerutti, 1897-1985, Memorie, Marsilio Editori, 1980. No, 1980 è lo stesso anno di Kim e i suoi compagni. Stesso assessore alla pubblica istruzione, Peruzza. Stesso sindaco, Rigo. Giunta di sinistra, socialista e comunista. Il racconto, quantomeno per diventare pubblico, ha bisogno anche di un contesto che lo renda possibile, come sarebbe i soldi per stampare. Per esempio, il terzo libro, quello di cui si è occupato Giulio Bobbo, che è finalmente uscito 7-8 anni fa presso l'istituto, era pronto agli anni 90, perché intanto era morto Turcato. E non era venuto fuori il contesto per una serie di ragioni, rimaneva lì in istituto finché finalmente ci si è riusciti. Allora, il mio suggerimento è: trovatevi le memorie di Cerutti, che sono bellissime, un avvocato. Allora, uno potrebbe dire, tutti questi avvocati, che il 25 luglio saltano fuori, ma da dove saltano fuori tutti questi avvocati? O il 25 aprile? D'accordo, è uno dei filoni dell'antifascismo. È il filone piccolo-medio-borghese. Ma se dalla raccolta di testimonianze animata da Giulia e da Marco è venuta fuori addirittura l'importanza di pezzi di aristocrazia veneziana e veneta, vorremmo consentire alla piccola-media borghesia, alla borghesia intellettuale, di aver avuto importanza nella resistenza, non lasciandola tutta al proletariato, direi. Che sia opportuno. E le citazioni che avevo in mente non le farò, ce n'è di belle. Cerutti che torna a Venezia nei giorni 25 aprile, nei giorni 25 luglio, prima 25 aprile, dovunque vada, lo riconosce qualcheduno, lo fa saltare subito e improvvisare un discorsetto, finché il più bello di tutti lo comincia in italiano e diventa in dialetto, dice: non ho mai fatto un discorso così bello e più partecipato di questo. Anche questo, secondo me, sarebbe il caso di renderlo pubblico. Ma chiuderò con una citazione che ci riporta a Turcato e ci riporta al libro su Kim e i suoi compagni, testimonianze della resistenza veneziana. Chiudo con questa citazione. È il 6 dicembre 1944. Siamo a pagina 63 di questo libro pubblicato dalla Marsilio,
che ha avuto il suo peso anch'essa naturalmente nel rendere possibile queste riesumazioni del 1980 e dintorni dal punto di vista editoriale. E Turcato parla di un compagno che sta male, verso l'inverno Righetti declinò rapidamente. Era ormai un uomo sacro alla morte. Il 6 dicembre 1944 il tenue filo che lo teneva legato alla vita si spezzò per sempre. Eravamo assai rattristati e decidemmo di accompagnarlo all'ultima dimora. I funerali si svolsero di pomeriggio in una giornata tetra e piovigginosa al cimitero del Lido. Tutto si svolse nella forma più semplice. A un certo momento, mentre i seppellitori buttavano le ultime palate di terra umida su quella salma, Oscar Rossi, che gli era affezionato d'impulso, salutò con il pugno chiuso. Fu questione di un attimo. Uno dei seppellitori colse il gesto, con uno sguardo chiamò su di sé l'attenzione degli altri. Capirono. Ci guardarono stupiti ed emozionati come fossero stato loro rivelato un segreto. In silenzio, toltisi il berretto, risoluti, salutarono allo stesso modo. Eravamo tutti intorno e facemmo altrettanto. Spettacolo e riservatezza, i due immaginari, le due Venezie che si uniscono. Grazie.